Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di un argomento un po' complicato che è quello della concorrenza sleale e cercheremo di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. Prima di farlo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video. Commentate, fateci sapere insomma se avete dubbi, domande come sempre. Nel link in descrizione trovate tutte le info utili per contattarci. Dunque, la concorrenza sleale. Secondo il codice civile, cioè l'articolo 2598, compie atti di questo tipo chi? Chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, quindi da un'altra azienda. Chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, quindi sostanzialmente il parlar male, e chi si avvalga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme al principio della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Quindi in sostanza che cosa vuol dire? Che la concorrenza sleale consiste nell'appropriarsi illegittimamente, quindi in maniera non lecita, dello spazio di mercato o della clientela concorrente attraverso atti non conformi alla correttezza professionale. Questo però, il discorso della concorrenza sleale non è da confondere con lo spionaggio industriale, perché a volte abbiamo notato che si fa un po' di confusione su questo argomento, in quanto lo spionaggio industriale consiste nell'acquisire in maniera non autorizzata informazioni riservate e segrete di proprietà di un'azienda. Facciamo un esempio: un dipendente che ruba un progetto di, non lo so, un prototipo di un'auto da corsa, di un sedile di un'auto da corsa e lo va a rivendere alla concorrenza. Ecco, quindi quello è il tipico caso di spionaggio industriale. Mentre se dovessimo fare un esempio pratico per farvi capire la concorrenza sleale, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, un tipico esempio è il dumping, cioè non rispettare il tariffario minimo che viene imposto dall'ordine professionale. Voi sapete che tutti gli ordini hanno un tariffario che va da un minimo e un massimo a cui bisogna attenersi. Ecco che quindi il competitor che non rispetta il tariffario, quindi fa molto meno o applica delle strategie volte a acquisire in modo, diciamo, non corretto la clientela, svolge quello che è un tipico caso di concorrenza sleale. Cosa possono fare le aziende vittime o presunte tali di questo tipo di concorrenza? Chiaramente, come sempre, come al solito, procurarsi delle prove. Sarebbe meglio farlo tramite un'agenzia investigativa e non lo dico solo per fare pubblicità a me o ai miei colleghi, ma lo dico semplicemente per il fatto che, come ben sapete, come vi abbiamo già spiegato negli altri video, è sempre meglio che sia un organo terzo imparziale a certificare una determinata situazione. Quindi un conto se io scatto io delle foto a mia moglie, ad esempio, per parlare del tradimento e le porto il mio avvocato, una cosa diversa è se comunque questo viene fatto da un'agenzia certificata che si occupa di questo. Quindi sostanzialmente bisogna recuperare le prove e nel caso appunto del dipendente che parli male dell'azienda o del dipendente dell'azienda concorrente che parla male di noi, insomma, in tutta una serie di casi dobbiamo andare a documentare il più possibile, pur essendo comunque molto complicato, tutto quello che viene detto e fatto per screditare la nostra azienda e per portarci via dei clienti. I casi di concorrenza sleale sono sempre molto complicati, non è semplice, a meno che chiaramente non parliamo di casi palesi, no? Quindi, che ne so, delle recensioni fasulle fatte apposta sul sito del competitor, tutte negative, dove insomma andiamo a parlare male, quindi dove è palese poi documentare e trovare riscontro a questa cosa. Ci sono situazioni dove è più complicato, sono richieste magari settimane di pedinamento, di appostamento, insomma ci sono poi tutta una serie di limiti, quindi come sapete non si può intercettare o mettere microspie, quindi non possiamo andare a sentire che cosa dice il presunto dipendente scorretto piuttosto che il titolare dell'azienda che vuole portarci via clienti. Quindi insomma è un lavoro abbastanza complicato, non impossibile, si riesce a fare, basta lavorarci su, però è una cosa che capita davvero molto molto di frequente, soprattutto adesso in tempi Covid, dove l'osso da mangiare è sempre più piccolo e quindi ci sono sempre più cani che cercano di attaccarsi all'osso, per utilizzare un paragone, una similitudine, e quindi stanno aumentando i casi in cui le aziende, pur di accaparrarsi i clienti, parlano male, cercano di mettere in difficoltà gli altri in una maniera però non sana, quindi non una concorrenza sana dove io apporto comunque delle novità, delle evoluzioni a tutto quello che è il mio metodo di produrre, di vendere, quindi insomma una competenza sana, ma facendolo, se mi passate il termine, utilizzando pratiche non corrette
corrette, facendo magari lo sgambetto ai miei competitor. Questo era sostanzialmente, detto in parole povere, quello che è la concorrenza sleale e come non va confusa con lo spionaggio industriale. Come sempre vi ringrazio e vi aspetto nei prossimi video. Fateci sapere nei commenti se qualcuno di voi è stato vittima di concorrenza sleale o ha conosciuto qualcuno che è passato attraverso queste problematiche. Grazie e ci vediamo nel prossimo video.